Un malore senza scampo nella serata del 30 aprile al rientro dalla partita di basket. Se n'è andato così ad appena 40 anni Andrea Sciarrini, giocatore e allenatore di pallacanestro conosciutissimo in tutto l'ambiente cestistico regionale. Dalla sua marotta a Fano, da Pesaro a Senigallia. Sciarrini è morto dopo un malore improvviso nel bagno di casa e dopo vani tentativi di rianimazione. Il tutto a poche ore dalla partita di promozione del suo Marotta Basket contro l'Urbania. Un dramma che ha scosso il 1° maggio dei tantissimi che lo conoscevano, soprattutto nella sua Marotta, ma anche a Pesaro, dove Andrea era cresciuto nelle giovanili della VL. Sciarrini lascia la moglie Ilaria e due figlie. Da ieri la pagina Facebook della Federazione FIP Marche è listata a lutto con un ciao Sciarro postata a immagine di copertina. Social in cui lo stesso presidente federale Davide Paolini si è detto attonito dalla tragica notizia. Perché la comunità del basket marchigiano ha perso un'anima di pallacanestro giocata, allenata e organizzata. Ieri si è osservato un minuto di silenzio in tutte le partite di basket regionale, compreso l'appuntamento serale di Serie A disputato fra la VL e Venezia. Sarà così anche per le gare del prossimo weekend. Tremendamente scossa Marotta con la Proloco che in segno di cordoglio ha anche annullato tutti gli eventi di intrattenimento dell'ultima giornata della 73esima Sagra dei Garagoi, appuntamento di spicco del 1° maggio marottese.